Benvenuti ad una nuova puntata di Review qui sul canale Parole di Vita, il canale cristiano che vi tiene compagnia con la presenza del Signore H24, 24 ore al giorno, 7 giorni sul 7. Siamo felici e grati al Signore di una nuova giornata di vita. Inizia oggi non solo una nuova settimana, ma anche una nuova schiera di opportunità per servire il Signore. Ringraziamo Dio perché sta mettendo dei nuovi desideri sui nostri cuori. In Italia si sta muovendo, grazie alle staffette di preghiera, alle preghiere nazionali, si sta muovendo un sentimento di adorazione, di intercessione. Questa cosa ci vedrà protagonisti anche oggi, perché avremo la staffetta delle donne in partenza alle ore 11:30. Ma in questa mattina a Review vogliamo insieme raccontarvi alcune storie, soprattutto una che sarà il centro della nostra argomentazione, ma lo faremo alla fine quando presenteremo anche l'ospite. Adesso iniziamo direttamente con le rubriche e daremo in questo momento la parola ad Ornella Di Bernardo che ci parla del social freezing. Ornella, pace e buongiorno. Eccomi qui, buongiorno a tutti, buongiorno Michele, pace. Questa mattina voglio parlarvi di una considerazione nata da una notizia che ho letto ultimamente sui social, in cui una giovane donna dello spettacolo ha annunciato ai suoi followers di essersi rivolta ad un centro per congelare i suoi ovuli e mantenere così integra la sua fertilità, preoccupata di invecchiare, di veder cambiare il suo corpo e di non riuscire poi in futuro a realizzare questo sogno di diventare madre. Anche questa volta non ho potuto fare a meno di riflettere su questa notizia, di considerare questa nuova pratica chiamata social freezing e di ricercare il pensiero di Dio al riguardo. E il primo versetto della parola di Dio che ho subito ricordato è quello che si trova in Giacomo, al capitolo 4, versetto 15, che dice «Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita, faremo questo o quest'altro». Questo è il primo pensiero, la prima cosa che dovrebbe pensare un cristiano prima di mettersi a fare qualsiasi cosa, qualsiasi attività o di intraprendere qualsiasi progetto della giornata. Ebbene, la preoccupazione di questa giovane donna è legittima, è sicuramente legata alla sua storia personale, al suo vissuto che sarà senz'altro diverso da quello di molti di noi. E pensavo quanto è facile per l'essere umano fare progetti e quanto è ancora più semplice cadere nell'errore di tenere Dio fuori dai nostri progetti. Questa donna quasi vorrebbe fermare il tempo, quasi vorrebbe bloccare una parte del suo corpo per tirarla poi fuori come un asso nella manica, per utilizzarla al momento giusto. Questo capita anche a noi, almeno una volta nella vita. Sicuramente ognuno di noi ha avuto paura di invecchiare, ha avuto paura di non riuscire a realizzare i propri sogni, ha avuto paura dello scorrere del tempo e come mamme sono sicura che anche voi come me, almeno una volta nella vita, avete guardato i vostri figli dormire e avete desiderato che il tempo si fermasse proprio lì in quell'istante per poter godere della tenerezza dei nostri cuccioli quando sono piccoli. E pensavo ad un altro evento della storia scritto nella Bibbia, nel libro di Giosuè, in cui Dio ha letteralmente compiuto questo miracolo di fermare il tempo in favore dell'uomo. Quando Giosuè gli chiese di fermare il sole, è scritto proprio nel libro di Giosuè che non esiste giorno e mai esisterà un giorno simile a quello in cui Dio, il Signore, abbia compiuto questo miracolo in favore, abbia ascoltato la voce dell'uomo, la preghiera di un uomo. Dio viene incontro ai nostri progetti, proprio come fa un padre con il proprio figlio. E quando noi cerchiamo di tenere il broncio ai nostri figli dopo una litigata, ma non riusciamo più di mezza giornata, allo stesso modo Dio soffre a starci lontano. Forse fai parte di quella percentuale di persone che crede che Dio sia solo un'idea a cui aggrapparsi per andare avanti nella vita, un'illusione che ci fa stare bene. La verità è che Dio non aspetta altro che farti del bene, come quando un genitore non aspetta altro che far pace con il proprio figlio per fargli del bene. Allo stesso modo Dio non aspetta altro che farti del bene, non aspetta altro che far pace con te. In una relazione tra genitore e figlio ci dovrebbe essere fiducia
e non preoccupazione. L'amore perfetto caccia via la paura. E questo è ciò che voglio invitarti a fare questa mattina, che tu sia una mamma o no. Voglio invitarti ad avere fiducia in colui che può realizzare ogni tuo progetto. Come figli di Dio sappiamo che se ciò che desideriamo è buono per noi, egli ce lo concederà. È scritto nel libro dei Salmi, capitolo 20, verso 4, ti dia egli quel che il tuo cuore desidera, faccia riuscire ogni tuo progetto. Dio non vede l'ora di ascoltare i tuoi progetti, di accoglierli e insieme di realizzarli. Quindi questa mattina voglio invitarti a lasciare ogni tua preoccupazione, affidarti di colui che può realizzare i tuoi progetti e non solo può realizzare i tuoi sogni, i tuoi desideri, ma egli è anche in grado di mandarli a buon fine. Spero di esserti stata d'aiuto anche oggi con questa breve considerazione. Ti lascio con l'amore, con la pace e con la benedizione di Dio. Dio ci benedica. Grazie Ornella, grazie per questo servizio molto molto utile per comprendere il punto di vista di Dio di fronte a delle tecniche che possono rasentare in un certo senso la sfida che l'uomo sta volgendo verso la natura. Quindi ringraziamo il Signore per questo servizio e proseguiamo con il prossimo servizio con la nostra sorella, simpaticissima sorella Tonia Claunnuvoletta. Pace sorella Tonia! Fratello Michele, sì, eccomi, pace a te, pace, buongiorno a voi tutti. Vabbè, sono Clan Nuvoletta, alias sorella Tonia, per chi non mi conoscesse. Oggi ho anche il papillon rosso-nero, e non sono milanista perché il mio colore preferito è il celeste, come la Gerusalemme che un giorno, Dio se mi permetterà, io vorrò vedere. Ecco, parlo della Gerusalemme celeste, la Sion. Ci è stata promessa comunque. Bando a tutto questo, anche ci sono tante persone, fratello Michele, che quando mi incontrano mi dicono: eccola, eccola, la sorella che sorride, la sorella pagliaccia. Beh, proprio detto pagliaccia mi sembra un poco, però gloria sia a Dio, fratello Michele, che anche la pagliaccia mi sta bene. L'importante è che i frutti si vedano e che vadano tutti alla gloria di Dio. Ecco, caro fratello, volevo parlarti di un'ulteriore esperienza, più che un'esperienza, una testimonianza che ho vissuto io da live. Io ed un fratello, dopo la pandemia, siamo andati, andiamo ogni settimana in una casa famiglia, per privacy non ti dico il nome, comunque sappi che si trova in un paese limitrofo Napoli e ci rechiamo là perché ci sono delle ragazzine alle quali noi facciamo la clownterapia. Abbiamo iniziato con una sola bambina, non so se te ne ho parlato, con una bimba il cui nome è Maria, per la quale però la clownterapia veniva fatta in un certo modo, in maniera goffa e patetica, perché con dei problemi che ella aveva era impossibile fare una clownterapia face to face. Ma la cosa è andata avanti. Appena siamo entrati in questa casa, fratello, e c'erano anche le altre ragazzine, 12-13 anni, sai, tu ti ritrovi a fronteggiare un ambiente un poco ostile, perché loro ti guardano sempre con un occhio provato da tanta sofferenza che loro hanno vissuto, ti guardano sempre con un occhio dubbioso, incerto, con un occhio sospettoso. Ma gloria a Dio, fratello Michele, quanto anche gli sguardi, i più truci, i più cattivi, i più sospettosi, diventano sguardi d'amore e di pace. Tra queste bambine c'è una signorinella in particolar modo a cui voglio un mondo di bene. E ricordo le prime volte che sono andata, sta ragazzina era sempre lì schiva, a stento parlava, e oppure le sue parole erano tutt'al più ciao, come stai? Poi per il resto nulla, anche se rideva, rideva in maniera quasi forzata, proprio a farsi del male, proprio a dire, a mettersi un muro di cinta per non, per fare modo, non so, magari della sofferenza. Non ho poi indagato per tutti gli altri problemi che la ragazzina potesse avere, perché il mio unico scopo è quello che lei possa conoscere Cristo Gesù, ma non è tardato. Dio è all'opera sempre e comunque. Dio trae anche dalla bocca dei lattanti la lode. E gloria a Gesù perché sta ragazzina è andata in chiesa. Io non lo sapevo affatto, l'ho saputo dopo. E la settimana
la settimana dopo che andai in mia casa, mi resi conto che il suo sguardo non era più uno sguardo di sospetti, di dubbi, ma era uno sguardo di pace. E ricordo con estrema perplessità che quando entrai lui non mi disse buongiorno, Clau Nuvoletta, ma mi disse pace, sorella Toni. Ah, fratello Michele, quale gioia sentire pace, sorella Tonia, ma pace per ciò che nasconde dietro la parola pace, non perché essa si dia, ma perché la parola pace nasconde tutta una meravigliosa esperienza fatta con Cristo Gesù il Signore. E la cosa che mi lasciò perplessa, fratello, fu quando io sono stata poco bene, attimi in cui non mi sono sentita bene, e lei, anziché dirmi vabbè prendi questo, prendi quell'altro, magari così avrebbe detto settimane prima, lei mi disse sorella Tonia, pregherò Dio per te. Non ho mai sentito parole più dolci di queste, fratello Michele, credimi. Sentire che una ragazzina a distanza nemmeno di 10 giorni abbia cambiato totalmente la sua personalità e il suo carattere ti disarma. Non puoi far altro che dire Signore, grazie per l'opera meravigliosa che tu stai facendo. E sentirla veramente dialogare con noi, ma in maniera molto semplice, in maniera molto pacata, dire quando vieni a prendermi, fratello, per portarmi in chiesa, questo desiderio, questa brama di andare nella casa del Signore, stare insieme agli altri fratelli, con le mani alzate e lodare Dio, veramente ti porta una pace, e non solo, ma veramente il cuore scoppia, ma scoppia di gioia e di felicità. In quel momento ti rendi conto, caro fratello Michele, che Dio opera sempre, quando meno ce l'aspettiamo, vuoi con un sorriso, vuoi con una pacca sulle spalle. Quando i cuori sono aperti alla presenza di Dio, Dio si serve di tutto e di tutti. Non dimentichiamo che il Signore ha preso anche le cose disonorevoli di questo mondo e le ha rese onorevoli. Una ragazzina, ogni qualvolta vado nella casa famiglia, io la guardo e devo veramente fare attenzione, perché dal mio viso traspare tutta la gioia che ho emesso, e quindi devo fare attenzione a non suscitare magari la gelosia di qualche altra bimba. Però credimi, fratello Michele, non c'è gioia più grande di vedere una ragazzina che una settimana prima era triste, si sentiva sola, con uno sguardo dubbioso, e vederla la settimana dopo con un sorriso a 32 denti e che sulla sua bocca escono parole di lode per l'Eterno. Ecco, noi parliamo del Dio dei miracoli. Questi sono i miracoli che ogni giorno Dio fa. Quante volte preghiamo per le malattie, preghiamo per le guarigioni fisiche, ma la mia preghiera è sempre la stessa. Signore, è vero, tu puoi operare anche guarigioni, hai risorto Lazzaro, Signore, anche oggi puoi farlo, perché tu sei sempre lo stesso Dio. Ma Signore, ti prego, io veramente voglio pregarti per la guarigione delle anime dei perduti della casa di Israele. Ecco, questo veramente mi rende felice, mi incoraggia. Ogni qualvolta, magari presa dalla stanchezza umana, voglio lasciarmi andare, c'è quella vocina di quella bimba che mi dice pace, sorella Tonia, ed eccomi lì, pronta di nuovo, super pimpante, ad affrontare nuove battaglie, perché il nemico, caro fratello Michele, dovrà fare i conti con il nostro onnipotente Dio. E l'Evangelo dovrà essere predicato ad ogni creatura, è un ordine di Dio, e Dio voglio obbedire ai suoi comandi. Dopo che, se vuoi, ti manderò qualche foto, forse mi sono presa un po' di tempo in più, perdonami, ti chiedo umilmente scusa, fratello. Dio ti benedica, Dio ci benedica, in Cristo vi amo. Un bacio da Clau Nuvoletta. Grazie, grazie Tonia, grazie sulla Tonia, non è affatto un ritardo in dilinguarsi il tuo, ma siamo felici di ascoltare quello che il Signore opera. Quello che ha messo in evidenza la storia che Tonia ci ha raccontato è che l'Evangelo procura trasformazione, la trasformazione
che il Signore può attuare nella tua vita non è necessariamente una trasformazione che ha a che fare con un prototipo, diciamo, prestabilito e religioso da raggiungere per poter piacere a Dio. Assolutamente no. Non devi entrare in uno standard per poter piacere a Dio. Per poter piacere a Dio devi semplicemente aprire il tuo cuore così come sei. Decidere, capire, ammettere i tuoi errori, i tuoi limiti, capire dove hai sbagliato, capire con quale approccio, con quale sentimento sbagliato ti sei rivolto verso la vita, verso Dio, verso gli altri. Raggiungere la presenza di Dio il prima possibile, inginocchiarti e chiedere a Dio di intervenire nella tua vita. Allora Dio farà un miracolo in te e tu potrai esternare le conseguenze di questo miracolo. Quindi noi non facciamo cose cattive per piacere a Dio, ma siccome Dio è diventato il nostro Padre, non facciamo più cose cattive. C'è completamente ribaltato il punto di vista delle vicende che ci accadono nella vita, delle cose che ci accadono tutti i giorni. Quindi la trasformazione resta il tema principale della nostra puntata. Vi chiedo una piccola ancora attenzione, ancora per qualche minuto, perché stiamo per introdurci in una parte importante della nostra puntata, quando introdurremo appunto il nostro ospite, ma prima di farlo testimonieremo un'altra grande trasformazione che il Signore ha compiuto, pensate un po', in Yassir, un uomo che era dedito all'Islam, in un modo, diciamo, sincero e violento, era associato alla Jihad, ma il Signore è intervenuto nella sua vita e l'ha fatto attraverso un meccanismo che soltanto lo Spirito Santo poteva attuare. Ma non mi dilungo oltremodo e vi lancio subito il video, perché così possiamo capire insieme di che cosa stiamo parlando. Il video. Zaccaria era davvero una brava persona, un ragazzo per bene, molto intelligente. Era l'unico cristiano in tutta la scuola e io lo odiavo, perché da musulmano pensavo di essere migliore di lui. In realtà lui era migliore di me. Allora cominciammo a picchiarlo ogni singolo giorno che andavamo a scuola. E una sera decidemmo che dovevamo ucciderlo. Era buio. Ricordo che faceva davvero molto freddo. Individuammo la strada che stava percorrendo. Eravamo in cinque, salimmo su un albero e lo aspettammo lì. Ad un certo punto vedemmo arrivare una torcia, la cui luce diventava sempre più grande man mano che si avvicinava. E nel momento esatto in cui passò sotto l'albero, gli saltammo addosso. Oh, quanto piangeva, quanto urlava, gridava forte! Ricordo che prima gli spezzammo un braccio e dopo una gamba. Iniziò a sanguinare. E siccome gridava per implorare, gridava per chiedere aiuto, gli misi una mano nella bocca. Lo feci col tentativo di zittirlo. È simile a quando si macella una pecora, tremava tutto. E questo mentre gli altri lo colpivano. Ero molto orgoglioso. In realtà stavo facendo qualcosa per Allah. Volevo essergli fedele. Poi, all'improvviso, non respirava. E smise anche di provare ad urlare. Lo lasciammo lì terra, tra la vita e la morte. Così ce ne andammo via. Mi lavai e dopo pregai. Zaccaria non tornò mai più. Non l'ho mai più visto. Sono nato e cresciuto in una famiglia musulmana, una famiglia molto molto fanatica. Quando ero bambino, mio padre mi portò in una scuola coranica. Avevo solo 8 anni quando mio padre mi lasciò lì. Ricordo che mi rasarono la testa e ci fecero sedere in cerchio. Lo sceicco seduto al centro del cerchio con in mano una verga. Ero costretto a memorizzare il Corano. Per ogni errore che fai, quella verga ti arriva giusto con un colpo in mezzo alla testa. E inoltre non puoi piangere, perché nella nostra cultura gli uomini non piangono mai. Ma io piangevo ogni singola notte. Mi dissero che appartenevo all'Ummah islamica. E questo è il motivo per cui combatti. Vuoi rimanere fedele.
E così odiavo la gente. Odiavo tutti coloro che non erano musulmani. Ma più di ogni altro popolo, odiavo gli ebrei. Insomma, stavo preparando me stesso per andare a combattere per Allah nella jihad. Ma ogni notte nel mio letto, quando le luci si spegnevano, io tremavo al pensiero di non sapere cosa ci fosse dopo la morte. Mio cugino era gravemente malato. I dottori dissero sta per morire. Gli diedero un paio di giorni. E in uno di quei giorni vennero due persone. Erano dei cristiani copti. Uno di loro mi tese la mano per salutarmi e vidi che aveva una croce. Così tirai indietro la mano e dissi: beh, non toccherò mai una mano che ha una croce. E loro dissero: abbiamo sentito che questo bambino è malato. Vorremmo pregare per lui. E soltanto per gentilezza dissi loro: va bene. Questi iniziarono a parlare a Dio come una persona che parla col suo amico. Dissero queste parole: Dio, per favore guarisci questo bambino. E nell'istante in cui dissero Amen, mio cugino aprì gli occhi per la prima volta dopo 4 settimane. Iniziò cominciando a muovere le mani e poi cominciò a parlare e poi si sedette sul letto per poi cominciare a camminare. E una delle due persone che pregarono mi si avvicinò e disse: vuoi sapere una cosa? Il vero miracolo è che Dio vuole cambiare il tuo cuore. Tu credi che Gesù Cristo sia vivo? Io risposi: certo, perché secondo la tradizione islamica Dio lo portò in paradiso e quindi è vivo e un giorno ritornerà. E lui mi disse: siccome è vivo, tu gli puoi parlare. Quella scoperta mi cambiò la vita. Da quando iniziai a leggere la Bibbia, non ci fu più bisogno di convincermi di amare il popolo ebraico. L'unico modo secondo cui i musulmani possono amare gli ebrei è incontrare Gesù. Io amavo la mia famiglia, amavo mio padre, amavo mia madre, amavo tutta la mia gente. E quando decisi di seguire Gesù, mio nonno e mio padre mi dissero: non sei più uno di noi. Mi organizzarono un funerale. Invitarono gli amici, i parenti. E poi deposero una bara al cimitero e dicevano: nostro figlio è morto. Fui dichiarato morto e senza una famiglia. Invocavo Dio e dicevo: dove sei? A quel punto sentii una voce che mi diceva: sai bene che quella tomba su cui è scritto il tuo nome in realtà è una tomba vuota. E sai che ti dico? Anche la mia tomba è vuota. Andai in Egitto per la prima volta dopo tanti anni. Ci andai per una conferenza pastorale. Uno dei pastori sudanesi mi si avvicinò. Era anziano, aveva capelli bianchi. Prima iniziò a parlarmi, poi mi chiese da dove vieni. Gli raccontai la mia storia. Cominciò a piangere. Io gli chiesi: perché piangi? E lui mi rispose: non ti ricordi di me? Io mi chiamo Zaccaria. E improvvisamente mi ricordai di lui. L'ultima volta che lo vidi fu proprio in quella notte buia. Avevo ancora le sue urla nella testa, nonostante fossero passati 25 anni. Allora notai il suo braccio rotto e poi notai le sue gambe rotte. Intravidi sul suo corpo tutte le cicatrici che gli causai io. Fui pervaso da un sentimento di grande vergogna. Ero una pessima persona. Ero davvero terribile. Poi Zaccaria mi guardò fisso negli occhi e mi disse: Yassir, siccome tu mi odiavi davvero tanto, allora io pregavo per te. Poi Zaccaria aprì la sua Bibbia e nel momento esatto in cui la aprì, notai subito il mio nome scritto nella prima pagina. Io lo odiavo. Lui pregava per me. In quel giorno Dio mi sfidò. Mi disse:
ancor prima che tu cominciassi a pensare a me, io già ti pensavo. Per amare coloro che ti odiano, hai bisogno di una sola persona, il cui nome è Gesù. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Questo miracolo avvenuto nella vita di Assir è un miracolo che si è ripetuto dopo tanti altri episodi che sono appunto raccontati nella storia, ma anche nella parola di Dio. A tale proposito ci colleghiamo col nostro ospite collegato con noi, che è il pastore Biagio Marigliano. Pace, scusa, Biagio Narducci. Pace, Biagio. Perdonami, ho sbagliato Biagio, siccome Biagio Marigliano è un nostro caro amico. Lo aspettiamo, se ci sta seguendo, lo aspettiamo. È meraviglioso il Signore. Abbiamo parlato di trasformazione questa mattina, le sorelle anche, ed è bellissimo veramente che il piano di Dio, concepito da tempo, è sempre fedele e stabile, e alla fine è sempre Dio che vince. Il bene vince sul male, il perdono vince sulla vendetta, l'amore vince sull'odio, ed è veramente meraviglioso quello che Dio può fare. Alleluia. Dio è veramente grande, anche quando leggiamo in Ebrei, per esempio, andiamo a vedere i santi dell'Antico Testamento, e allora questa grande galleria di personaggi santi, uomini di Dio, ed è meraviglioso quando noi li andiamo a leggere. Non tutti hanno avuto la vittoria, molti sono stati segati, uccisi di spada, bruciati, eccetera, ma però la scrittura dice di loro il mondo non era degno, e Dio è quello che prende cura di noi. Ricordiamoci sempre, alleluia, la storia che abbiamo visto, che ho visto con il video oggi, mi ha fatto pensare ai primi tempi dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, ai primi tempi, proprio al sorgere del cristianesimo. Ed è veramente bello. Ho pensato sia a Stefano, ho pensato sia a Saulo da Tarso, come avviene la conversione, come avviene il miracolo della trasformazione. Beh, uno che deve soccombere, però quando si inginocchia e prega per gli assassini, alleluia, e allora tocca il cuore di Saulo da Tarso, e sicuramente questo è stato il primo colpo che ha ricevuto. E poi quando ha incontrato Gesù, alleluia, Gesù risorto sulle alture del Golan, mentre gli andava a Damasco per portare cristiani in prigione, e anche magari farli morire. Comunque, leggendo le meravigliose pagine degli Atti degli Apostoli, mi sono fatto un'idea circa l'elezione sia dei diaconi e anche sia di Mattia. È come se l'Apostolo San Pietro avesse invitato per un eccesso di zelo gli altri apostoli ad eleggerne un dodicesimo che giustamente sopperisse al vuoto lasciato dalla caduta di Giuda. Ma mosso quindi da una sorta di ansietà, anziché attendere solo un altro po' da essere riempito di Spirito Santo con i 120 sull'alto solaio, tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu incluso tra gli 11 apostoli, e così ne divennero 12. Ma poi ho pensato, chi poteva essere l'apostolo più importante? Santo Stefano oppure Saulo da Tarso, che poi noi lo chiamiamo l'apostolo delle genti, come giustamente la scrittura dice. Se così fosse, sono certo che lo Spirito Santo abbia ispirato l'autore degli Atti a parlarne, alleluia, a parlarne perché fosse d'ammaestramento futuro a tutti i secoli successivi e
e anche a noi, perché sempre il progetto di Dio è quello che va avanti, avanti e non il nostro. Noi possiamo pure perdere, possiamo fallire durante il cammino cristiano, possiamo soccombere, però è mia convinzione che mentre gli apostoli eleggevano ad lui un sostituto, il Signore dal cielo eleggeva l'apostolo delle genti, alleluia, e avrebbe anche eletto sicuramente Stefano, il gigante cristiano che appare e scompare, ma poi noi non sappiamo le cose perché vanno in un certo modo, alleluia. Prima con la predicazione di Stefano, un piccolo capolavoro di retorica e di oratoria cristiana, e che leggiamo in Atti, però non adesso, però lo potete studiare, soprattutto i giovani che desiderano entrare nel ministero in una vocazione, debbono leggere e rileggere Atti degli Apostoli capitolo 7 dal verso 1 al 53, e che Saulo da Tarso, essendo presente, ascoltò accuratamente con il pensiero insegnato dal suo maestro Gamaliele a riflettere, alleluia, cominciò ad essere geloso come Saul con David, che partecipò all'uccisione di questo grande all'uccisione di questo grande uomo di Dio che sarebbe Santo Stefano. L'evangelista San Luca descrive come Saulo, da zelante fariseo crudele e ardente persecutore dei cristiani, Cristo dal cielo lo preparava per chiamarlo all'ufficio d'apostolo delle genti. Alleluia. Leggiamo così l'arresto di Stefano. Ve lo leggo così per pronta, diciamo, riflessione vostra. In Atti 6, dal verso 8 al verso 15, leggiamo dell'arresto del diacono che io chiamerei piuttosto apostolo, alleluia, San Stefano. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, alleluia, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo, ma alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e d'Asia si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: noi abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio. E si misero in agitazione il popolo, gli anziani e gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Gesù Nazareno, alleluia, che quel Nazareno Gesù distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandato. E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto, il suo viso, simile a quello di un angelo. E poi c'è tutta la predicazione di Stefano, che accuratamente la dovete leggere e assolutamente studiarla. Poi vado alla conclusione. E così in Atti 6, 7, dal versetto 51 al 60, lui come conclusione fa: gente di collo duro e incirconcisi di cuore e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Poi l'Apostolo San Paolo questo pezzettino lo fa capire teologicamente, quando dice che abbiamo bisogno della circoncisione del cuore e non soltanto di quella esteriore. Allora, gente di collo duro e incirconcisi di cuori e di orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come fecero i vostri padri, così fate anche voi.
Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? E si uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e gli uccisori. Voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Stefano, primo martire della fede, e si udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuore loro e digrignavano i denti contro di lui. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissato gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il figliuolo dell'uomo in piedi alla destra di Dio, quasi per accogliere questo grande uomo di Dio. Ma essi gettarono grida altissime, si turavano le orecchie, gli orecchi, e si avventarono tutti insieme contro di lui, e cacciatolo fuori della città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un altro giovane testimone, chiamato Saulo, Saulo da Tarso, e lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: alleluia, e diceva: Signore Gesù, Signore Gesù, alleluia, non scrivere questo peccato, non imputare loro questo peccato. E detto questo, si addormentò, alleluia, perché verrà il momento in cui poi c'è la risurrezione, alleluia, finale. E Saulo da Tarso osservava con paura e trepidazione, alleluia, questa predicazione di quest'uomo di Dio. E poi sulle alture del Golan, poi si incontra con Gesù, che poi andiamo a leggere un pochettino più tardi. Qui parliamo di Anania, che entrò dopo che Saulo si incontrò con Cristo risorto. Anania andò e pregò per lui. Entrò in quella casa dove Dio l'aveva mandato, al profeta Anania, alleluia, uomo giusto, alleluia, è rispettato anche da tutti i fratelli, alleluia, gli impose le mani e disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso lungo la strada mentre sulla quale tu venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista, sii ripieno di Spirito Santo. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame, e recuperò la vista. Poi alzatosi, fu battezzato, e dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Alleluia. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, e si mise subito a predicare nelle sinagoghe, alleluia, che Gesù è il figliuolo di Dio. Tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: ma costui non è quel tale che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome? Ed è venuto qua con lo scopo di condurli incatenati ai capi sacerdoti? Ma Saulo si fortificava sempre più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Ascoltiamo come si discolpa, alleluia, nel tribunale di Cesarea, davanti al re Agrippa II, nipote di Erode Antipa, e sua moglie Berenice, alleluia, e davanti al governatore Festo, alleluia. Allora, in atti, leggiamo questo fatto, perché è veramente bello come si difende l'Apostolo San Paolo. Alleluia. Negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 26, dal versetto 32, dal versetto 12, perdonatemi, al versetto 32. Re Agrippa, mi reputo felice di discolparmi davanti a te. Racconta la sua testimonianza. Mentre mi dedicavo a queste cose, cioè a portare prigionieri, a fare prigionieri,
Mezzogiorno, vidi per la strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale folgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Shaul, Shaul, lama, tirdefeni. Saulo, Saulo, perché ci perseguiti? Sarebbe al plurale e non al singolare. Ti è duro ricalcitare contro il pungolo? Io dissi: Chi sei, Signore? E il Signore rispose: Ani Yeshua HaMashiach mi Nazareth. Io sono Gesù, alleluia, il Messia che tu perseguiti. Ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni. Allora, alleluia, alle quali io ti mando per aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E ancora il Vangelo che noi predichiamo, alleluia, c'ha lo stesso scopo: per aprire i vostri occhi affinché vi convertiate, alleluia, dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio. E ricevano per fede, ricevete per fede, per la fede in Cristo, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Questa è la trasformazione che Dio ci vuole regalare anche oggi, perché Gesù Cristo è lo stesso, era, è e sarà in eterno. Egli è l'Alfa e l'Omega, è sempre Lui, alleluia, attraverso la distesa dei secoli. È il sovrano dell'universo. Allora riceviamo il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco e poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere, alleluia, degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianze a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire. Cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli è il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo, il governatore Festo, disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno. Il re al quale parlo con franchezza, con parresia, con libertà, alleluia, conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di essa gli è nascosta, poiché esse non sono accadute in un segreto, in un cantuccio. Non sono accaduti in segreto. O re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che tu ci credi. Il re Agrippa II, alleluia, che sarebbe sempre il nipote di Erode Antipa, disse a Paolo: Ancora un poco e mi persuadi a diventare cristiano. E Paolo rispose: Piacesse a Dio che non con poco, con molto,
non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventiate tali. Alleluia, quale sono io? Anche noi che ascoltiamo, carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni volta che ascoltate questo messaggio, ricordatevi che noi possiamo divenire come Paolo, come Pietro, San Paolo, San Pietro, perché avendo ricevuto una fede preziosa quando la loro, noi possiamo essere trasformati da Dio quando noi gli andiamo a chiedere perdono e ci riconosciamo di essere dei peccatori bisognosi di salvezza e che Gesù ha pagato per i nostri peccati. Per le sue lividure noi riceviamo guarigione, per il suo sangue versato sulla croce noi riceviamo il perdono e il lavacro dei nostri peccati, la purificazione della nostra vita. Però l'Apostolo dice all'infuori di queste catene. Allora il re si alzò e con lui il governatore Felice e poi ancora Berenice, che sarebbe la moglie, e quando sedevano con loro e ritiratisi in disparte parlavano gli uni gli altri, fecero il consiglio, diciamo così, i giudici, parlavano gli uni gli altri dicendo: quest'uomo non fa nulla che meriti morte, la morte o la prigione. Il re Agrippa II disse a Festo, Festo, perdonate, ho detto Felice, che stava prima là, allora quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Alleluia. Ed è meraviglioso. Alleluia. Ricordatevi che c'è il Salmo 113 che è bellissimo. Il Signore rialza il misero dalla polvere, alleluia, e lo fa sedere con i principi del suo popolo. E questa è la bellezza della potenza del Vangelo, la potenza della parola di Dio che ancora oggi ci vuole trasformare, ci vuole trasformare da peccatori nella linea del tempo, ci vuole formare, perché noi possiamo divenire discepoli di Cristo, predicatori del Vangelo, alleluia, e senza temere nemmeno la morte, perché lo Spirito Santo che è entrato nella nostra vita ci dona la potenza e la forza ogni giorno per essere testimoni del Signore. Io vi auguro una trasformazione meravigliosa, alleluia, una trasformazione di cuore, come diceva profetizzando nel Salmo 51: Signore, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Così donaci la trasformazione e la sostanza e la perseveranza per amarti, lodare il tuo nome, amare i fratelli, amare il prossimo. E non possiamo amare il nostro prossimo come noi stessi se non abbiamo l'amore di Dio dentro di noi, perché Dio, amando, ci insegna ad amare e ad amarci gli uni gli altri. Dio vi benedica. Shalom. Alleluia, grazie, grazie Pastore Biagio Narducci per questo consiglio da parte della meditazione, da parte della parola di Dio. Ti ringraziamo perché hai messo in evidenza appunto le analogie che c'erano tra la storia di Yassir e quella del proto-martire Stefano, il quale attraverso la sua esperienza ha dato il via alla grande conversione di Saul, che è stato poi, come sappiamo, l'apostolo delle genti. Grazie, Biagio Narducci, ti aspettiamo per una prossima opportunità, per una prossima diretta con noi e Dio benedica tantissimo il tuo ministero e la Chiesa che ti ha Grazie a voi affidato. per l'invito. Pace, pace e buongiorno. Ringraziamo il Signore anche per questa possibilità di essere stati in diretta con voi e per aver condiviso questi video, questi contenuti che hanno testimoniato la capacità del nostro Signore e Salvatore di trasformare le vite. Puoi rimanere in contatto con noi se vuoi raccontarci la tua storia di trasformazione e condividere con noi anche la tua storia, perché no, il tuo bisogno, il tuo ministero per raccontare al mondo intero. 379-2710854. Quindi puoi rimanere in contatto con noi, puoi restare
appunto aggiornato sulle varie iniziative, le varie altre attività che Parole di Vita sta conducendo in questo periodo, e ti suggeriamo di rimanere in contatto e sintonizzato con Parole di Vita, perché oggi ci sarà la staffetta di preghiera. Prima avremo la voce del pastore, e poi dopo alle ore 11:30 partiremo con la staffetta di preghiera dedicata alle donne, condotta dalle donne, per sostenere appunto la nostra richiesta all'intercessione di un risveglio personale e della nazione. A tale proposito ti ringrazio per averci seguito e ti do appuntamento, a Dio piacendo, a domani per una nuova diretta review. Dio ti benedica.